Prima reunion di Forza Italia dopo la disfatta elettorale. Dopo le polemiche post-elezioni, quelle in cui Mauro Febbo accusava il coordinatore regionale Nazario Pagano di essersi mosso con troppo ritardo sulla campagna elettorale perdendo così voti e aver accusato anche l'ex governatore Gianni Chiodi, arriva il primo grande giorno di ricostruzione, come l'hanno definito loro. Tutti riuniti in una sala con l'intenzione di ripartire più forti di prima, ma alla fine pare che le tensioni non fossero proprio state messe tutte da parte. Pace fatta a parole, ma poi nei fatti qualcosa non ha funzionato. Ma non posso dire che è andato bene perché non è vero. Siccome io sono uno che quando parlo chiaro e dico la verità, non è andato bene. Io penso che bisogna... come si dice nel gergo indiano, bisogna seppellire l'ascia di guerra e ricostruire. La parola era proprio ricostruiamo, e se vogliamo veramente ricostruire bisogna lasciare dietro il passato e cominciare ad andare avanti e andare avanti e sopportare quelle cose, quei disagi che c'è tra uno e l'altro. A creare ancora braccio di ferro all'interno del gruppo l'opposta visione tra il capogruppo Febbo, che parla di azzerare subito i coordinamenti provinciali, quello regionale perché sono nominati e non rappresentano il partito, e Nazario Pagano, che risponde: siamo un partito nazionale con delle regole da rispettare. Il senatore Antonio Razzi parla di una strada ancora molto lunga per il ripristino degli equilibri. Io spero che si ricompattano, ma come ho visto ieri, io che da neutrale per modo di dire, che sono a Roma, ho visto che c'è molto molto nervosismo tra loro. E io penso che sì, che le colpe ce l'ha, io l'ho detto, io quando parlo lo dico in faccia, non dico di nascosto, il coordinatore ha sbagliato, io spero che questo lo faccia riflettere e magari abbia imparato la lezione e che andiamo avanti.